A pochi giorni dalla nascita sono oltre un centinaio gli aderenti pugliesi alla mozione Cuperlo al segretario nazionale PD. I fondatori hanno ottenuto la prima riunione organizzativa e sono pronti alla sfida congressuale contro Bonaccini, Schlein e De Micheli. Tra i fondatori della corrente Cuperlo, figura storica del PC e parlamentare di lungo corso vicino a D'Alema, il sociologo ed editore barese Palmisano. Nel 2020 Palmisano partecipò alle primarie per candidarsi alla regione, perdendole contro Emiliano, ed è anche membro uscente della segreteria pugliese del partito. Da dove nasce questa idea? Ma nasce intanto dall'intenzione di ricostruire l'Ulivo con basi forti e programmatiche. Nasce dall'impegno di Gianni Cuperlo, non soltanto di Gianni Cuperlo, a chi con Cuperlo ha voluto tenere in piedi il Partito Democratico nonostante le avversità politiche. A proposito di Puglia, come vi collocate nell'ambito dell'attuale scacchiere del PD, che è controllato, diciamo, dal governatore Emiliano e dal sindaco De Caro? Sostanzialmente. Ma non in modo schematico, perché non pensiamo che debba esserci un risico in questo congresso. Ci collochiamo dando un contributo, penso, forte in termini di idee, di programmi, come abbiamo fatto ancora prima della candidatura di Gianni Cuperlo, e pensiamo di poter rinnovare quel parco di idee. È possibile che presentiate anche una candidatura qui al congresso regionale del partito? Sarà oggetto di discussione in queste ore in incontri nazionali e anche territoriali che faremo. Stiamo vagliando delle ipotesi